Ehi la ciurma, io sono Mazzo Teste e siamo qui con questo video dimostrativo di Rigid Force Alpha. Mi hanno mandato Rigid Force Alpha per una recensione, ma l'ho provato, mi è piaciuto. Ho visto che non è del tutto adatto per una recensione standard. Quindi, ehi, mi vedrete perdere brutalmente in questo gioco dallo stampo arcade, dalla musica molto piacevole e molto divertente. Quindi, bando alle chiacchiere, ci lanciamo nella unica missione. Welcome, Captain. Rigid Force Alpha ready for deployment. Here are the mission parameters. A distress signal has reached the UPFF fleet. Research Station Burnus is under attack. Among many other groundbreaking projects, the scientists of this facility have established the CORE program. It is the same technology used to operate the Rigid Force Alpha systems. The enormous potential of this project must under no circumstances fall into the wrong hands. The calculated route leads us through the asteroid mining colony outpost Alpha. They're reporting heavy battles. Prepare for combat. Starting mission. Spoiler, sarò un super nabbo. Ma credo sia anche normale. È un gioco per cui bisogna perdere tantissime volte Approaching prima di outpost riuscire a Alpha within the capire come asteroid gira. mining colony. Usually rare minerals are mined here for use in research and science. At the moment, however, military operations are underway. All systems are a go. Molto importante, oltre a recuperare, oltre a non prendere danni, recuperare questi power up che aumentano decisamente la nostra potenza di fuoco e anche cercare di recuperare le particelle di energia lasciate dagli oggetti e dalle astronavi distrutte. In modo, ecco, iniziamo già malissimo. A ogni morte, tranne nella modalità facile, perdiamo ogni power up. Quindi diventa molto più difficile proseguire. Critical damage sustained. Ma co come sono morto sto giro? Non lo so. Questa è una run pessima. Tra l'altro non so neanche se riuscirò a distruggere questo. Posso caricare un attimo così, ma sì, ok. Schiva quello. Spariamo nel centro perché c'è il power up che mi serve tantissimo in questo momento. L'ho rischiata e ce l'abbiamo fatta. A cosa serve l'energia sotto? L'energia sotto serve per caricare uno, quel mega colpo che ho usato prima per poco tempo, e due per utilizzare una piccola barriera che protegge per un nanosecondo consumando quantità industriali di energia. Momento di tension perché qui un minimo errore ed esplodi. Ok. Ok, questi sono andati e dallo stampo molto arcade, come vi dicevo, perché come nei vecchi cabinati, i bei vecchi tempi, ogni morte comporta il ricominciare l'avventura completamente da zero, senza power up, senza alcun tipo di miglioramento, se non il fatto che conosciamo ormai il gioco e che Ship tipi di crashed. nemici si incontrano. E proprio Mission come in un discontinued. cabinato abbiamo una schermata di fine partita per cui abbiamo tre crediti nella modalità media, quattro crediti nella modalità facile e non so nella modalità difficile, non mi sono ancora spinto così oltre. Non è per niente semplice, quello che vedete è già un giocare meno ingenuo perché ho già fatto questo primo livello almeno una decina di volte e ho già un'idea dei tipi di nemici che ci sono, dei power up dove sono posizionati e come dicevo prima i power up sono fondamentali perché più potenza di fuoco vuol dire meno danni che riceviamo e meno danni riceviamo più possiamo proseguire oltre. I power up sono contenuti come potete vedere in quella sorta di piccoli satelliti. Ok, adesso sono mo messo molto meglio di prima perché sono non sono ancora morto al momento e quindi ho collezionato anche tutti i power up che prima avevo perso.
Volevo mostrarvi almeno fino al... E come potete vedere anche questo nemico che è abbastanza tosto è venuto giù abbastanza facilmente per il fatto che... No, prendi e niente. Per il fatto che abbiamo parecchi power-up adesso. Tra l'altro, cosa molto interessante, i power-up possono essere disposti per sparare in quattro modi diversi. Tutto avanti, oppure più largo in questo modo, oppure largo indietro o tutto indietro. Solitamente li tengo completamente davanti, ma ci sono delle situazioni in cui è più comodo allargare un pochettino il range d'azione, perché il range di movimento non è altissimo e quindi andiamo a compensare con... qua ci esplodiamo malissimo. Lo so, Kaiser. Arriviamo al boss molto presumibilmente, perché non abbiamo sostenuto troppe morti. Però senza power up probabilmente, il che vorrà dire che sarà molto 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 più difficile. Ci sono tre power up adesso alla fine qua, ma... Kaiser. Ce n'era un altro sotto che abbiamo perso. Questo mi sa che non riesco neanche a superarlo e prenderò del danno qua. Uno, tre, ok. Ok, però ci resta solo più una vita. È esploso due volte in questo momento, vuol dire che la situazione è davvero non molto facile. Non tanto per il boss, che non è estremamente difficile da battere. Signal source, orbital defense satellite, DS7353. Scans indicate heavy armament. Il problema è che non supereremo il livello successivo, di sicuro. Ci sono 6 livelli in totale, con 6 boss alla fine di... Con un boss alla fine di ogni livello. Inutile che sparo, perché all'inizio bisogna solo schivare questi colpi che spara. Ora invece bisogna andare a sparare cercando di schivare la prima rotazione. Poi si interrompe momentaneamente e inverte. Qui sarebbe davvero comodo avere i power up per sparare indietro, ma purtroppo no, sono arrivato con pochissimi power up. E quindi aia. Se non altro, più viene colpito meno spara, perché ha meno bocche di fuoco. Tra l'altro tra poco dovrebbe passare all'ultima fase. Ancora un giro forse. Il fatto che solo un power up sparare indietro non dà tantissimo. Ok, ultima fase. Che è anche parecchio impegnativa, perché ha un raggio della morte che quando lo attiva è critico. Ok, ma basta riuscire a schivarlo in tempo. Bisogna prima schivare. Aia! Stupido, stupido cane. Oh, avevo proprio detto, tanto non perdiamo al boss finale, invece sì. Questo vuol dire che arrivare con già i due retry bruciati al primo boss è una run che dura pochissimo. È una run che dura pochissimo, perché se superiamo questo non sopravviveremo di sicuro al prossimo livello. Però, come in tutti gli arcade, è davvero stimolante per il ricominciare e riaffrontare la missione con più carica. Stupido, perché non sono andato avanti. Ok, me la sono cavata lo stesso più o meno. Ok. Se non mi faccio fregare dal mega raggio della muerte là, dovrei potercela fare. Ok, siamo alla fase del raggio della muerte. Allora, stare prima lontano, poi quando sparano avvicinarsi e poi... niente.
Yes, è andato. È andato, però non ce la faremo a superare il prossimo livello. Purtroppo no. Il gioco è davvero molto molto divertente, molto molto avvincente. E consigliato con il controller. Si può anche con tastiera, ma davvero perde parecchio. Mi piace molto la doppiatrice femminile di Psy. Qua inizia a essere già molto più impegnativo perché ci sono parecchi nemici e conosco molto meno bene il livello. Perché l'ho superato solo 3 o 4 volte in questo caso. Ahia, no, qua devo allontanarmi perché poi questi passano sopra e intorno, da dietro. Ok. Ok, un power up, l'ho recuperato. Ah, questa zona è abbastanza scomoda perché si spostano molto in fretta e qui i raggi sfasciano subito. Ok. Qua ci siamo, altri due power up. No! Porca miseria, mi sono bruciato anche i power up. Qua... ce la farò, sbaglio sempre. Ok, no, ce l'abbiamo fatta. Ah, ok, altro power up per noi, ma c'è una parte super difficile qua. No, non è ancora qua, tra un attimo. Ok, qua, perché qua arrivano nemici da davanti e da dietro e ti sganciano anche le casse dall'alto. Oltre che spararti, per cui non è per niente semplice. Ecco, infatti, non ho visto neanche cosa mi ha distrutto. Non ho visto neanche cosa mi ha colpito. Game over. E come vedete non mi sono discostato troppo dal record che ho fatto. Allora, torniamo un attimo al menu. Vi mostro un'ultima cosa, poi concludiamo qua il video, che sono già passati 17 minuti e 49. No, in realtà meno. Meno perché c'è un pezzo da tagliare. Modalità arcade, che ho sbloccato solo per i primi due livelli, perché si sblocca terminando un livello. Come potete vedere ci sono 6 livelli in totale. La modalità arcade, che vi faccio vedere rapidamente, in difficoltà anche facile magari. Consiste nel rifare il livello con l'obiettivo solo di fare il maggior punteggio possibile. Quindi non è più importante arrivare fino alla fine, ma fare il maggior punteggio. Quindi, ehi, viva le combo, viva i power up. E in più ci sono delle altre cose da tenere in considerazione. Che sono... da recuperare, degli astronauti da recuperare restando fermi nella zona in cui stanno per un attimo, e delle capsule da far esplodere come quella. Ok, come potete vedere dall'indicatore in basso a sinistra, niente, ho perso il power up e mi brucio anche la combo probabilmente. Ci sono 12 astronauti e 5 affarini da recuperare. Non è per niente semplice, ma danno davvero molto punteggio. E niente, mi sono bruciato il power up per il tizio. Watch out. E niente. Modalità facile, se non altro mi restano parte dei power up che avevi in precedenza. Però il punteggio anche ne risente ovviamente di conseguenza. Non fai un punteggio alto come quello che si potrebbe fare in modalità normale o difficile. Ah, già rischiamo di morirci. Ho perso un astronauta là. Bene, ho salvati 6.
Niente, quella zona è super difficile. Ci ho provato più volte a recuperare quei tizi là, ma mi sa che senza power up per sparare di lato, tipo quello con i missili. È assai arduo riuscire a farcela a recuperare quelli, perché fintanto che sono questi qua uno riesce, ma là c'è proprio quell'asteroide su cui mi sono schiantato appena prima, che non agevola particolarmente. Ok, sfasciamo un po' di cose e niente. Niente. E ovviamente nella modalità arcade non c'è il retry. Quindi, beh, questo è il punteggio che ho fatto e mi ha dato una medaglia di bronzo, triste, perché ovviamente ho fatto schifissimo. Ho fatto molto schifo. Ma voi lo sapete già da tempo che sono alquanto nabbo in tutto. Niente ragazzi, questo era Rigid Force Alpha, spero che il video vi sia piaciuto, spero che il gioco vi sia interessato, lo trovate su Steam, al prezzo che non ricordo al momento, ma lo vedete su Steam il prezzo. E buona giornata a tutti. Ciao.